Sullo schermo in questo momento potete apprezzare un'antica moneta. La data attribuita a quest'artefatto è senza ombra di dubbio l'anno 1621. Spero che tutti siano d'accordo con questa personale interpretazione e che non ci sia alcun dibattito aperto sulla mia affermazione. La data, se accettiamo la narrativa ufficiale che ci viene presentata da storici e cronologi, è il 1621. Punto. Come possiamo contemplare, il primo numero della data chiaramente si riferisce al millennio. Se accettiamo la narrativa ufficiale, senza dubbio è il secondo millennio, se iniziamo il conteggio da un ipotetico anno zero. La seconda cifra ci presenta il secolo. Se unificati, i due numeri ci rivelano che quest'artefatto appartiene al cosiddetto XVII secolo. Il terzo numero ci dice la decade nel quale la moneta è stata fusa o creata, la sua posta in circolazione o semplicemente l'introduzione al suo utilizzo. Ora, non pretendo di essere la mente più affilata del circo, ma posso largamente speculare che la quarta cifra rappresenta l'anno. Basandomi sulla mia scarsa intelligenza, potrei direttamente gridare che è un 1. Chi è d'accordo con me? So what is going on here? Il supposto numero 1 attribuito al millennio non ha nulla a che vedere con il trasparente numero 1 dell'anno. Quelli sono due simboli differenti. Uno è una lettera, l'altro una cifra. Sullo schermo in questo istante potete osservare una vecchia foto panoramica della stupenda città di San Pietroburgo, Russia. La data di appartenenza della fotografia è il 1861. Ora, devo veramente commentarla? Dov'è la gente? Osservando la colonna monolitica, possiamo prendere coscienza che l'ora dello scatto della foto è la tarda mattinata, poiché l'ombra generata ci rivela che sono le 9 o 10 a.m. Dov'è la gente? In quest'altra recente fotografia possiamo contemplare una serie di edifici. La foto viene dalla Siberia e... Scusate, ladies and gentlemen, da dove viene tutta quella terra, o fango, o argilla, che ampiamente copre le strutture? Come possiamo osservare in quest'altra fotografia del centro della città di Kazan, nuovamente parlando della Russia, gli edifici ci presentano la stessa anomalia. Sono sepolti da una decina di metri di terra o fango. Porte, finestre, gli antichi marciapiedi, tutto coperto da montagne di terra o fango. Da dove viene? Quelle strutture hanno a malapena 200 anni. What is going on here? Ora, non so quanti di voi si sono accorti della pagliacciata generata negli ultimi 2 anni da, ovviamente, malati di mente, chiamata pandemia o corona. Per molti è stata una rovina, per altri un vero e proprio collasso, economico o mentale. Parlando di economia, non so quanti di voi sono al corrente della catastrofica situazione alimentare che stiamo per vivere. Non credo ci sia il bisogno di essere un economista per capire che questo sta andando tutto a rotoli, in fronte ai nostri occhi. Ora, mi immagino che tutti voi vi stiate domandando: cos'ha a che vedere una data su un'antica moneta con una città desolata, sepolta nel fango ed una crisi alimentare a seguito di una pandemia? Beh, lasciate che vi dia il benvenuto. Moi. Il mio nome è David Wells.